Il senatore Vescovi ne ha facoltà per 5 minuti. Sì, tanto grazie Presidente. Siamo a fine anno e in piena pandemia mondiale, e voi portate in aula un decreto d'urgenza pensando agli immigrati clandestini. Ma non vi vergognate un po' di questo? Ma ritornate in Italia, ritornate nel paese. E la domanda che mi pongo io è: ma che cosa vi hanno fatto di male a voi gli italiani? Ma che cosa vi hanno fatto di male? Cioè, basta leggere sui giornali, ma anche le vie, come a me, sicuramente a voi vi stanno scrivendo i cittadini, ci chiedono che cosa faranno a Natale, c'è purtroppo delle persone che non ci sono più, ci sono dei negozi che non riapriranno, ci sono le famiglie in difficoltà, negozi chiusi, e voi pensate agli immigrati clandestini. Ma non vi vergognate, dovreste veramente vergognarvi. E poi sento dire che non costa, ma se, come volete voi, volete portare l'Africa in Italia e volete dare assistenza psicologica agli immigrati, che per quelli regolari è giustissimo, aiutiamoli, ma perché non diamo l'assistenza agli anziani, ai bambini, agli italiani che stanno soffrendo in questo momento del Covid? Perché non lo fate? Perché? Però, da come ho notato, anche a voi, per due volte non avevate i numeri in aula, due volte vuol dire che tutto sommato, anche a voi, di venire qui non vi interessa la cosa. È un ordine di partito per rimanere legati alle poltrone. Tutto qui è questo decreto, perché è questa la vostra unico motivo di urgenza. E ieri, quando abbiamo occupato, a mio avviso, proprio anche con energia, i banchi del governo per far sapere e far sapere agli italiani che noi siamo dalla parte loro. Ecco, noi siamo dalla parte loro. Se abbiamo occupato quei banchi è perché in quei banchi ci abbiamo messo il cuore per la nostra terra, perché la differenza tra noi e voi è che noi ci alziamo la mattina e pensiamo ai nostri cittadini, voi vi alzate la mattina e pensate agli stranieri. Questa è la differenza di DNA tra noi e voi. Grazie Presidente.